altro personaggio a cui sono molto legato. Un altro cercatore animato da una diversa passione di quella di Buzzati e di Bonatti, ma altrettanto forte. Si è battuto per tutta la vita scrivendo quello che gli stava a cuore, combattendo per qualcosa che ci sta a cuore anche noi. Ed è stata una tale sorpresa personale trovarlo tra queste pagine, piacevole, che adesso ve lo presento fra poco. E trovarlo tra queste pagine è stata una sorpresa che ha dato un senso e una direzione molto precisa al mio essere qui, oltre che come attore, anche come persona. Perché Buzzati capì anche lui abbastanza presto l'importanza della difesa dell'ambiente, dal cosiddetto sviluppo turistico indiscriminato che da noi si accompagna sempre alla speculazione dei pochi contro l'interesse dei molti. E in più di un'occasione Buzzati si schiererà in difesa della montagna, naturalmente, e della natura alpina. In un articolo del 71 ho trovato scritto: «Personalmente non arrivo alle eroiche intransigenze di Antonio Cederna, ma sono dalla sua parte». E anche io sono dalla sua parte, oggi più che mai. Quindi io vorrei ricordarlo con voi qui, tra le montagne, perché anche lui era un po', insomma, era un po' e un po' fragile fisicamente, però era altellinese, quindi le montagne gli piacevano. E poi suo padre ha passato a me la passione della montagna. Quindi a me piace ricordarlo tra queste montagne con una invettiva del suo primo libro. Lui ha solo 35 anni, siamo nel 56. Il suo primo libro si chiama Vandali in casa, e nella prefazione c'è una ci sono delle frasi di un così belle, forti, coraggiose, senza mezzi termini, proprio davvero giornalista di cui avremmo ancora bisogno. Ma avete mai sentito parlare, adesso certo è un momento di difficile, di crisi europea enorme, ma avete mai sentito parlare il ministro della cultura o dell'ambiente? Lo avete sentito dire qualcosa? Che Lasciamo oltre la perdere. cinghia che dobbiamo stringere forse non dobbiamo buttare? No. Beh, allora sentite questa. Questa è un'invettiva contro i Vandali. Il libro si chiama Vandali in casa. Naturalmente non sono i Vandali dei Visigoti, ma sono i Vandali speculatori e razziatori dell'ambiente e del patrimonio artistico. E conclude così: da tempo immemorabile, i Vandali trionfano anche per il silenzio delle persone ragionevoli, per l'assenza di una forte posizione moralistica. In attesa di tempi migliori, è bene servirsi dei mezzi a disposizione quali la incessante campagna di stampa, la polemica acre, violenta, la protesta circostanziata e precisa, lo scandalo sonoro. Simulatori ed ipocriti, i Vandali tengono molto la propria privata rispettabilità. Giova a schernirli e trattarli per quello che sono, malintenzionati cialtroni. Abituati a intimidire e corrompere, si trovano sconcertati di fronte alla denuncia inflessibile. La loro potenza è fatta di virtù altrui. Occorre sfondare il sipario di complice riservatezza in cui operano, dilatare le loro colpe sul piano più ampio possibile, ridicolizzarli, screditarli, perseguitarli, processarli nelle intenzioni, mettendo in evidenza la sostanziale bestialità che li muove. Denuncia, protesta, polemica, scandalo. In un paese di molli e di conformisti, la rivolta morale può essere almeno un elemento di varietà. Antonio Cederna. Grazie. E sì, mi piace immaginare che con Mirko, il sottoscritto, con tutti voi, ci sia anche lui, con Dino Buzzati, Walter Bonatti e Zarathustra, seduti da qualche parte su queste montagne. Grazie mille per essere venuti, grazie ai suoni delle Dolomiti. Grazie davvero. Ogni volta è un piacere immenso stare qui, per tante ragioni, grazie. Che dire, è un momento difficile per tante persone, insomma, siamo testimoni di un momento storico molto molto critico, e allora in questi momenti storici ci si può reagire in tanti modi, ci si può isolare, si può far finta di niente, si può invece comunque continuare ad occuparsi delle cose importanti, quelle che ci stanno a cuore, combattere per esempio per l'ambiente,
per far rispettare delle regole, per cercare comunque anche nei momenti difficili di avere una linea, anzi proprio nei momenti difficili di avere una linea di un certo rigore, di una certa moralità ancora più precisa. C'è un bellissimo racconto di Sherwood Anders che si chiama Quando qualcosa ci sta a cuore, ecco, mi sembra che proprio cercare di stare attaccati e attenti e lucidi e curiosi e aperti e generosi sulle cose che ci stanno a cuore, su quello che abbiamo creduto, su cui crediamo ancora, sia la cosa più importante. E molti mi chiedono, quelli che conoscevano mio padre, ambientalista, lottatore, sì, quello che ha Antonio Cederno, insomma, quello che ha combattuto, come diceva lui, scrivendo sempre lo stesso articolo per 50 anni, per la difesa, no, delle città, dei parchi pubblici, contro le autostrade inutili, cercando di, a volte perdendo battaglie, a volte vincendone, perché poi quando c'è qualcuno che ha l'autorità e appunto il rigore morale per fare queste battaglie, per noi è più facile appoggiarlo. Quando invece, come in questi momenti, sembra che non ci siano delle voci precise e forti, è più difficile. Però appunto tutti mi chiedono cosa avrebbe pensato, cosa avrebbe fatto dopo, chissà tuo padre adesso cosa avrebbe fatto. Secondo me mio padre adesso avrebbe combattuto come un leone, e anzi forse avrebbe stimolato e fatto fare delle cose. Purtroppo c'è un po' una mancanza, sembra che appunto l'ambiente, la natura, un diverso tipo di sviluppo, un'idea proprio di civile, di sviluppo e di crescita, non esponenziale, ma più meditata, e soprattutto il rispetto di noi abbiamo un paese ancora, nonostante tutto, meraviglioso. Questo potrebbe essere, anzi sicuramente una delle nostre cose, il territorio, non sprecare, non distruggere il territorio. Invece sembra che adesso nella furia di raccogliere soldi siano solo quelle le cose importanti, ce ne sono altre che sono molto più importanti, quindi teniamole almeno noi presente, facciamo sentire la nostra voce chiara e forte. Ciao a tutti e buon viaggio.